in collaborazione con Unifor SRL. È l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare. Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Sfrutta le vantaggiose possibilità dell'ecobonus 110%, sisma bonus, sconto in fattura e cessione del credito. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio Prodotti Biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere. La Sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asur Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24 con tecnologia certificata. Per informazioni 071 20 33 24. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. Lo studio dentistico Zavaglia Odontostomatologia si avvale di professionisti di alto profilo professionale ed umano e di materiali e tecnologie all'avanguardia. Il dottor Zavaglia, medico specialista in chirurgia maxillofacciale ed odontostomatologia, esperto di implantologia e delle patologie del cavo orale, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Il dottor Bonifazzi, odontoiatra, con master alla New York University, esperto di riabilitazioni estetiche ed implanto protesiche complesse, tutor universitario per l'Università Politecnica delle Marche. Zavaglia Odontostomatologia, Corso Mazzini 100, Ancona, 071 20 05 10. Silver Line, la tecnologia che sanifica l'aria. Ogni respiro sarà sempre protetto con i sanificatori d'aria con filtro agli ioni d'argento, che combinati con lampade UVC e ozono consentono l'abbattimento del 99,9% di virus, batteri, muffe e cattivi odori. Dispositivi portatili o a colonna dotati di filtri antibatterici adatti per ogni vostro ambiente e utilizzabili in presenza di persone grazie agli aspiratori incorporati. Silverline è anche Plus Pro, progettato per le scuole e grandi ambienti, con flusso maggiore di 240 metri cubi all'ora e silenzioso 40-42 decibel alla minima velocità per l'abbattimento del 93% del SARS-CoV-2 dopo 2 ore di funzionamento. Certificato dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova. Un prodotto Made in Italy certificato CE, ecologico e testato dal laboratorio Accredia. Silverline, dispositivo STA 2000, in collaborazione con GHA e Tecnica.
In un'unica struttura sanitaria tanti servizi per andare incontro ai bisogni di salute di tutta la famiglia. In via Robusti 37 a Macerata, Villalba offre 80 posti letto di RSA con sale polifunzionali, due palestre di riabilitazione ed ampi spazi di socializzazione con assistenza sanitaria 24 ore su 24. Villalba è anche un grande polo diagnostico con un centro ambulatoriale, una clinica dentale e un'area diagnostica con tecnologie all'avanguardia. Tante competenze specialistiche per offrire una nuova dimensione alla tua salute. Per informazioni www.villalba.it. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. Questa sera parleremo dei disturbi d'ansia, che sono tra le patologie psichiatriche più diffuse al mondo e continuano ad avere un impatto negativo sulla vita di molte persone. Purtroppo sono sempre di più le persone che ne sono affette. Affronteremo questo argomento con gli ospiti di questa sera. Abbiamo con noi il dottor Stefano Nassini, direttore unità operativa complessa di psichiatria, ospedale di Macerata. Buonasera dottore. Buonasera a tutti. E poi abbiamo con noi la dottoressa Sandra Ramacciotti, dirigente medico, sempre unità operativa complessa di psichiatria, ospedale di Civitanova Marche. Buonasera dottoressa. Dottore, sempre più persone insomma sono affette da disturbi d'ansia e su questo sicuramente ha influito anche la pandemia da Covid-19. Ecco, ci vuole dire che cosa sono i disturbi d'ansia e quando diventa una malattia? Allora, l'ansia è uno stato psichico, una condizione psichica, è un sentimento, un'emozione che le persone provano. Questo non necessariamente si configura come un disturbo, perché in realtà è un meccanismo che consente a noi stessi, al nostro corpo, di adattarsi alle situazioni, agli stimoli. Quindi noi siamo sopravvissuti all'evoluzione grazie alla nostra capacità di instaurare delle risposte di adattamento all'ambiente. Certo, è noto fin dai primi anni del Novecento che l'aumento dell'ansia porta ad un aumento delle prestazioni e questa è la sua funzione principale. È caratteristica delle reazioni di aggressività o di fuga, dell'affrontare potenziali predatori, quindi si è strutturata precocemente e coinvolge funzioni delle strutture che sono alla base del nostro vivere e del nostro cervello. È chiaro, oltre un certo limite, l'ansia non è più uno strumento che ci serve ad affrontare meglio la vita e le situazioni che ci si rappresentano, ma diventa essa stessa un disturbo, perché riduce le nostre capacità di funzionamento, la capacità di vivere e di affrontare le situazioni che la vita ci pone. Quindi l'ansia sì, può diventare una malattia e ci sono stati descritti tutta una serie di disturbi che presentano l'ansia come un sintomo principale, come il sintomo predominante che domina il quadro clinico e causa un malfunzionamento della persona in tutti i suoi ambiti della vita. Ecco, quali sono, dottore, questi disturbi d'ansia? Allora, i disturbi d'ansia sono classificati nelle classificazioni mondiali. Certo, l'ansia prima classificata sulla base della fobia, dell'oggetto, e quindi troviamo numerosissime descrizioni di disturbi d'ansia perché è stata identificata precocemente e quindi in genere troviamo un prefisso che in genere identifica la situazione temuta, dagli spazi aperti, l'altezza, le posti chiusi, e le malattie fisiche, lo sporco e così via, seguito dal suffisso fobia. Chiaro, ansia e paura, perché questo vuol dire fobia, sono termini per larga parte sovrapponibili nell'uso comune, anche se la paura descrive questa reazione emotiva che c'è in una particolare situazione e l'ansia, lo stato che si manifesta in questa, la risposta, la paura
della situazione che viene a proporsi. I disturbi d'ansia, le classificazioni internazionali, come ha già detto, sono fra i disturbi mentali più frequenti, estremamente comuni nella popolazione generale, che ne può soffrire con diversi livelli di gravità. I principali sono il disturbo d'ansia generalizzata, il disturbo di panico, il disturbo d'ansia sociale, precedentemente chiamata fobia sociale, poi esistono le fobie semplici, l'ipocondria, l'agorafobia, i disturbi d'ansia collegati a condizioni mediche oppure ad uso di sostanza, che completano il quadro clinico insieme al disturbo d'ansia di separazione. Dottore, perché le donne ed i giovani sono maggiormente affetti da disturbi d'ansia? Allora, innanzitutto direi che i disturbi d'ansia hanno un esordio nell'età giovanile. I disturbi d'ansia sono disturbi che si trovano nelle prime età della vita, possono instaurarsi nell'infanzia e poi nella popolazione adulta piano piano si sviluppa. Questi sono rappresentati nelle donne, più rappresentati nelle donne per buona parte di questi, probabilmente per fattori in parte biologici, legati all'assetto ormonale e alle caratteristiche genetiche. Probabilmente però ci sono anche fattori ambientali, ci sono fattori culturali, ma anche fattori che forse consentono anche alle donne di rapportarsi più liberamente col trattamento e evidenziare più apertamente le loro paure. Quindi probabilmente questa maggiore rappresentazione è legata a fattori multifattoriali. L'esordio giovanile è caratteristico e contiamo anche che poi molte persone che soffrono di disturbi d'ansia nel corso della loro vita trovano un certo adattamento con questo disturbo e quindi strutturano la propria vita sulla base di quanto l'ansia condiziona la loro esistenza. Quindi le manifestazioni magari si attenuano, però le conseguenze rimangono e rimangono condizionanti sul comportamento e sulla capacità della persona di affrontare le situazioni della vita. Dottore, iniziamo a parlare del disturbo di panico. Ecco, che caratteristiche ha questo tipo di disturbo? Allora, questo è un disturbo prototipico per parlare dell'ansia, perché il disturbo d'ansia si caratterizza non solo per la comparsa del cosiddetto attacco di panico, che è una crisi con caratteristiche neurovegetative, cognitive, associato a delle risposte. Perché questo? Perché l'attacco di panico lo stesso di per sé può essere una risposta normale della persona, ma diventa malattia quando si strutturano delle conseguenze. Quindi per fare diagnosi, in poche parole, c'è bisogno che questi attacchi di panico si ripetano, siano inaspettati e si accompagnino a delle conseguenze. Tra queste uno stato di allarme, di allerta, molto spesso dal primo attacco di panico c'è quasi la consapevolezza che questi attacchi si riproporranno e quindi condizionano uno stato di attesa, cosiddetto anche di ansia anticipatoria. La persona vive col timore e col bisogno di controllare se stessi circa la presenza di sintomi ansiosi, quindi fisici o mentali, e le conseguenze che sono su base, diciamo, si dice di evitamento, cioè la persona per il timore di stare male essenzialmente, di presentare questo, inizia a evitare tutta una serie di situazioni che in questo caso sono collegate alla paura, che possono essere molteplici, dai posti chiusi, dai posti aperti, da situazioni particolari, situazioni anche che espongono la persona, tipicamente le file in cui la persona è costretta, per il timore di stare male e non essere soccorso. Questo viene identificato col termine di agorafobia, che è un termine anche questo che assume un significato allargato rispetto al termine stesso, che in senso stretto vuol dire paura delle piazze, dei posti aperti, e in realtà si riferisce a tutte le paure collegate al timore di un attacco di panico. In questo senso anche la paura di avere una malattia fisica rientra per certi aspetti nell'ambito, la cosiddetta ipocondria, che è un termine che in realtà spesso ha un senso deteriore, in realtà corrisponde a una certa sensibilità che alla persona ai sintomi fisici che gli generano uno stato di allarme e li costringe magari a vivere col timore di avere una malattia fisica che in realtà
non hanno, e i sintomi che hanno sono il riflesso di questa attivazione del sistema neurovegetativo e di convinzioni cognitive che nel tempo, di pensiero, che si strutturano nel corso del tempo. Poi molte persone hanno paura anche, ecco, dei posti chiusi soprattutto, tipo ascensori, gallerie, insomma posti dove non hanno una via di fuga, ecco. La claustrofobia, ecco, questo la claustrofobia. È la claustrofobia, come dicevo prima, che sono termini, prima si descrivevano migliaia di timori, è stato visto proprio questo, che molte fobie, la claustrofobia, la paura dei posti aperti, hanno una loro base comune, che è collegata proprio al timore di stare male. Questo si può verificare, come diceva giustamente, nei posti chiusi. Cosa hanno i posti chiusi? Il timore è quello di non uscire, di non avere... E alcuni hanno ipotizzato che ci sia un falso allarme al soffocamento in questo, anche se la persona in realtà non ha problemi di ossigenazione. Ora tutti col Covid siamo diventati esperti, no, di saturazione dell'ossigeno nel sangue. In questo caso non c'è un vero e proprio soffocamento della persona, ma sviluppa dei sintomi compatibili col soffocamento che non sono sostenuti da questo. Lo stesso lo spazio aperto, ma spesso l'autostrada può dare in questo senso timore. Guidare in autostrada non è difficile, però il pensiero che l'autostrada sia limitata, cioè io posso entrare e posso uscire al casello successivo e non prima, il fatto di non potermi fermare, non poter gestire la situazione, porta una sensazione di perdita di controllo, per cui la persona addirittura può evitare le strade affollate. Come queste ci sono molte altre situazioni in cui l'esigenza di controllo, stessa paura dell'aereo in realtà cosiddetta, in realtà è rappresentata due fobie. Una è la paura che l'aereo cada, detto volgarmente, questa è la fobia dell'aereo. L'altra è il fatto che in aereo, come in treno, come in molti mezzi di trasporto che vengono evitati, la persona non può scendere quando vuole, perché se parte in aereo, l'aereo ha quella sensazione che legata alla pressurizzazione, che si chiude il portello e si può scendere solo all'arrivo, diciamo, certo, alla destinazione necessaria. Queste sono le paure collegate a questa dimensione ansiosa che sono gli attacchi di panico. Bene, dottoressa, ecco, ci vuole dire, visto che abbiamo parlato un attimo, ecco, di questi attacchi di panico, come si manifesta l'attacco di panico? L'attacco di panico, ricordo il mio professore lo definiva la tempesta neurovegetativa. Perché? Perché ha un'insorgenza brusca, improvvisa. I sintomi che lo caratterizzano sono sintomi sia psichici che fisici. I più frequenti, cercherò, diciamo, di metterli più in quest'ordine, sono innanzitutto i sintomi cardiorespiratori che già citava il dottore, quindi questa sensazione di cardiopalmo, di palpitazione, sensazione di malessere toracico, che è una delle più che vengono più citate, e poi la sensazione come di soffocare, questa paura di non respirare bene. Poi abbiamo i sintomi vestibolari, quindi sensazione di instabilità, sensazione di vertigine. Abbiamo i sintomi cognitivi, la paura di morire, di impazzire, di perdere il controllo. Abbiamo poi i sintomi tipo i tremori, i formicolii, i crampi, ma soprattutto vampate di calore, i brividi di freddo, quelli un pochino meno frequenti, ma comunque che esistono e che anzi le persone hanno più spesso difficoltà ad esprimere perché hanno paura, passatemi il termine, di essere prese per matte, sono la sensazione di derealizzazione e di depersonalizzazione. Tipo camminare su un pavimento come se fosse di gomma piuma, la sensazione di aver perso la propria identità corporea, di non riconoscersi e così via. Questi sintomi si manifestano con delle variazioni fra persona e persona, cioè c'è chi li si manifesta con dei sintomi, con un corteo sintomatologico più ricco e altri invece che magari hanno una manifestazione più povera di sintomi, nell'arco di qualche minuto fino ad arrivare ad un'ora circa, raramente dura più a lungo. Io ho sentito anche di chi magari ha mancanza di respiro, senso di svenimento. Esatto, questa sensazione, persone a volte arrivano, cioè a volte sembra anche un pochettino la presentazione paradossale, arrivano magari gridando un pronto soccorso, aiuto sto soffocando, aiuto sto svenendo, in realtà magari gridano, appunto l'ossigenazione, come diceva il dottore, non è che è alterata in quelle situazioni.
situazioni, perché poi in realtà è la manifestazione di una reazione che fisicamente noi ce l'abbiamo programmata nella testa perché ci serve come meccanismo di difesa nei pericoli, ma ce l'abbiamo al di fuori di un pericolo reale, ecco perché poi ci fa così tanta paura. E la paura, che in passato poteva... veniva anche interpretata a volte come sono indemoniato, cioè nelle culture precedenti, se pensiamo al nome nel film del nome della rosa, se ricordo male ce n'è due o tre di attacchi di panico, che però venivano interpretati in un'altra chiave. Oggi che siamo tutti indubbiamente con un livello culturale molto più ampio, l'attribuiamo alla paura di avere un qualche cosa di fisico, di perdere la nostra incolumità fisica, che è una delle sensazioni che praticamente persiste per tutta la durata dell'attacco di panico. Dopodiché segue quella che si chiama poi la fase post-critica, che è quella di estrema prostrazione, rilassatezza, fino anche aver bisogno di dormire a lungo. Quindi, poi, come ricordava il dottore, ovviamente da persona a persona c'è sia una diversità fra quella che è la presentazione del numero di sintomi nell'ambito dell'attacco stesso, ma anche della frequenza con cui si ripetono. Però diciamo tecnicamente la classificazione dice: guarda, ce ne vuole almeno uno al mese, però nell'arco di questo mese ci deve essere questa intensa paura che si possa riverificare, oppure che si verificano questi comportamenti maladattativi, cioè che poi ti limitano, che sono condotte di evitamento, che mi portano a cercare di limitare i miei spostamenti, le mie attività, a tutte quelle situazioni che non mi fanno pensare che lì si potrebbe verificare un attacco di panico, o che se mi si verificasse c'è qualcuno, non mi possono soccorrere, perché quelle sono le paure che condizionano. Certo. Poi alla fine. Quali sono, dottoressa, le cause che possono portare ad avere questi disturbi di panico, insomma, che possono far insorgere questo tipo di disturbo? Allora, diciamo che i modelli dei disturbi d'ansia vedono che praticamente sono correlati a un'interrelazione fra fattori ambientali, psicologici, ma soprattutto anche fattori biologici. A sostegno dei fattori biologici ci sono gli studi di genetica, quindi quelli che vedono gli studi fatti per esempio sui gemelli omozigoti, che si è visto correlano di più col disturbo di panico rispetto a quelli di zigoti. Così come si è visto che fra i familiari di persone che soffrono di disturbo di panico è 8 volte più frequente la possibilità che si manifesti il disturbo. Ci sono studi che dicono: guardate, la biologia sembra predisporre, cioè sembra essere condizionante per il 40%, il 50% sono eventi di vita magari unici, però abbastanza importanti, il 10% sono gli eventi di vita quotidiana, gli eventi di vita familiare. Ci sono poi, appunto, si diceva gli eventi sembrano essere fondamentali per gli attacchi di panico. Addirittura si sa che l'80% delle persone nei 12 mesi che precedono l'esordio del disturbo hanno avuto un evento di vita particolare. Ricordo che quando lo studiavamo l'evento più facilmente era che c'era stato qualcuno in famiglia che era stato male. Ora probabilmente con tutte quelle che sono state le situazioni che sono seguite e che stiamo vivendo, forse ce ne metterebbero anche delle altre tipi. Quindi qualcuno, aver saputo anche di un vicino, per esempio una persona a noi correlata che stava male. E quindi poi ci sono dei lavori che sembrano dire che per esempio nei ragazzi, negli adolescenti, il fumo di sigaretta sembra predisporre all'attacco di panico, all'esordio, anche se ancora in via di studio questo aspetto. Viceversa, sempre sui ragazzi, sui giovani, molto giovani, che hanno subito violenze o anche violenze a sfondo sessuale, sembra che questo tenda a procrastinare la comparsa. Quindi, diciamo così, la situazione viene spiegata in questo modo. Un evento stressante agisce su una base biologica sottostante e predisponente, la innesca, in questo modo parte il disturbo. Quindi è una diatesi stress correlata. Ecco, diciamo che chi di base predisposto, insomma, è più facile che sviluppi questo disturbo. Esatto, ecco. Messo in particolari condizioni, in particolari eventi, certo, di vita. Dottoressa, esistono delle malattie fisiche che possono manifestarsi con attacchi di panico? Allora, il dottore ricordava nella classificazione i disturbi d'ansia dovuti a malattie, diciamo così, quindi non primari, come noi diciamo, cioè che sono in realtà generati da altre malattie sottostanti, quindi dovute a condizioni mediche, tecnicamente diciamo così. Quindi vale anche per gli attacchi di panico. Le malattie che
che più frequentemente possono mimare in questo caso un disturbo di panico sono l'ipertiroidismo, che storicamente rientra proprio nella classificazione di escludere che ci sia, il feocromocitoma, l'iperparatiroidismo, le aritmie per quelle che sono le malattie cardiache, l'epilessia stessa. Ovviamente gli strumenti che abbiamo a disposizione per fare diagnosi differenziale sono quelli dell'arte medica, quindi l'elettrocardiogramma, gli esami del sangue, la TAC, l'elettroencefalogramma e così via. C'è poi altra cosa che appunto rientra nella classificazione, invece disturbi d'ansia dovuti all'uso di sostanze, e in questo caso qui anche questo possiamo rapportare agli attacchi di panico, persone che abusano di psicostimolanti, e i psicostimolanti sono sì la cocaina, le anfetamine, i cannabinoidi, però non possiamo dimenticare per esempio la caffeina, che noi italiani siamo diciamo maestri, le insegniamo all'estero l'uso di caffeina. Oppure quindi la caffeina può portare anche questa manifestazione? Sì, ricordo che quando noi studiavamo ormai parecchi anni fa, fra le cause, cioè fra le modalità con le quali il laboratorio si mimava, si induceva un attacco di panico, c'era proprio la somministrazione della caffeina. La caffeina è uno psicostimolante importante, per cui far liberare tutta una catena di neurotrasmettitori che poi portano alla crisi d'ansia. Ed è una delle cose che magari anche le persone quando vengono a visita, quando gli chiedi se lei usa caffè, già ti orienta al fatto che ti dicono: guarda, prima lo prendevo, adesso non lo prendo più. Perché? Perché mi sono accorto che mi fa male. E già lì ti orienta sul fatto che evidentemente ha avuto delle manifestazioni ansiose. Quindi questo per sostanze d'abuso, nel senso che io le prendo, però ci sono anche delle condizioni in cui usano delle persone delle sostanze, che ora elenchiamo, e che magari decidono a un certo punto di smetterle. Vuoi perché ho deciso di fare il bravo, e questi sono gli alcolici, però se io le sospendo bruscamente ho dei fenomeni d'astinenza, fra i fenomeni d'astinenza ci sono i sintomi ansiosi. Gli altri che mi vengono a mettere sono i barbiturici, quindi usati magari a scopo terapeutico nell'epilessia, e poi le benzodiazepine che sono fra i farmaci più usati nel mondo, se non i più usati del mondo addirittura, e che le persone tante volte credono di poter anche autogestire, e quindi magari dopo un uso continuativo lo sospendono tante volte bruscamente e arrivano in pronto soccorso con delle crisi d'ansia, tipo attacchi di panico, che è un attacco di panico vero e proprio, però che non, magari non fa parte di un disturbo, a meno che la benzodiazepina non venisse usata magari per cercare di sedarlo. E queste sono delle condizioni, è ovvio che... Quindi prima di prendere un medicinale è sempre bene sentire comunque il medico, perché certo, mai un fai da te. Il fai da te in medicina non è mai un... Cioè, non è che ci sono, per carità, i nostri farmaci sono fra i farmaci considerati fra i meno aggressivi dal punto di vista fisico, fra i meno tossici e tutto, però... Comunque sia, l'uso deve essere magari sotto guida medica, certo. Perché poi si rischia di poter fare degli errori. Ecco. Ovvio che se poi questi sintomi, che magari le persone iniziano a manifestare in condizioni di questo tipo, persistono anche al di fuori di queste condizioni, allora si deve rivalutare se parallelamente è partito anche un disturbo di panico o meno. Bene, dottoressa. Dottore, ecco, come può essere l'evoluzione del disturbo di panico? Allora, l'evoluzione del disturbo di panico è un'evoluzione per certi aspetti caratteristica. Il disturbo all'inizio si manifesta essenzialmente con le manifestazioni neurovegetative, fisiche, cognitive. Da lì poi si strutturano quelle condotte di evitamento e a volte si assiste a una riduzione degli attacchi in sé, perché la persona si adatta su una modalità di vivere che è condizionata dalla paura di star male, di fatto. Parlavamo prima, evita posti aperti, posti chiusi, supermercati per esempio, la chiesa stessa. E quindi in questo senso la persona adatta alla vita e quindi ha un'evoluzione con interferenze sulle possibilità di realizzazione personale, lavorativa, perché uno può scegliere di non far lavoro che comporti gli spostamenti e così via. Ma esistono anche addirittura delle complicanze vere e proprie, tra queste la depressione, i disturbi dell'umore, perché la presenza di fattori stressanti cronici di fatto favorisce l'insorgenza di depressione, con cui c'è un'associazione. Peraltro poi altre complicanze abbastanza frequenti e c'è chi descrive percentuali elevate all'abuso di sostanze, in particolare di sedativi, siano essi gli alcolici, che sono a breve termine efficaci sull'ansia,
e gli ansiolitici stessi, che all'inizio tamponano il disturbo ma non ne favoriscono la guarigione, in questo senso la remissione vera e propria del disturbo. Bene, ora noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco sempre con il dottor Nassini e la dottoressa Ramacciotti per parlare dei disturbi d'ansia. A tra poco. In un'unica struttura sanitaria, tanti servizi per andare incontro ai bisogni di salute di tutta la famiglia. In via Robusti 37 a Macerata, Villalba offre 80 posti letto di RSA con sale polifunzionali, due palestre di riabilitazione ed ampi spazi di socializzazione con assistenza sanitaria 24 ore su 24. Villalba è anche un grande polo diagnostico con un centro ambulatoriale, una clinica dentale e un'area diagnostica con tecnologie all'avanguardia. Tante competenze specialistiche per offrire una nuova dimensione alla tua salute. Per informazioni www.villalba.it. Silver Line, la tecnologia che sanifica l'aria. Ogni respiro sarà sempre protetto con i sanificatori d'aria con filtro agli ioni d'argento, che combinati con lampade UVC e ozono consentono l'abbattimento del 99,9% di virus, batteri, muffe e cattivi odori. Dispositivi portatili o a colonna dotati di filtri antibatterici adatti per ogni vostro ambiente e utilizzabili in presenza di persone grazie agli aspiratori incorporati. Silverline è anche Plus Pro, progettato per le scuole e grandi ambienti, con flusso maggiore di 240 metri cubi all'ora e silenzioso 40-42 decibel alla minima velocità per l'abbattimento del 93% del SARS-CoV-2 dopo due ore di funzionamento, certificato dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università degli Studi di Padova. Un prodotto Made in Italy certificato CE ecologico e testato dal laboratorio Accredia. Silverline, dispositivo STA 2000, in collaborazione con GHK e Tecnica. Lo studio dentistico Zavaglia Odontostomatologia si avvale di professionisti di alto profilo professionale ed umano e di materiali e tecnologie all'avanguardia. Il dottor Zavaglia, medico specialista in chirurgia maxillofacciale ed odontostomatologia, esperto di implantologia e delle patologie del cavo orale, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Il dottor Bonifazi, odontoiatra, con master alla New York University, esperto di riabilitazioni estetiche ed implanto protesiche complesse, tutor universitario per l'Università Politecnica delle Marche. Zavaglia Odontostomatologia, Corso Mazzini 100, Ancona, 071 20 05 10. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Fisiomed si trova in via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. La Sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24 con tecnologia certificata. Per informazioni 071 20 33 24. Fai vincere il benessere. Scegli Valle Bio. Prodotti biologici ad Ancona, zona Baraccola. Valle Bio è supermercato con prodotti biologici, ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti. È erboristeria e tanto altro. Con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero. C'è anche l'angolo gastronomia, sempre di produzione interna. Catering, forniture per feste aziendali e private. Su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta, da spedire in tutta Italia. Valle Bio Prodotti Biologici, vicino al centro commerciale Mirum, via Valenti 1, zona Baraccola, Ancona. Fai vincere il benessere.
Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare. Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Sfrutta le vantaggiose possibilità dell'eco bonus 110%, sisma bonus, sconto in fattura e cessione del credito. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.